Ok, allora per questo tipo di scarpe, oh, sciabolette, 10.000 euro credo che sono quelle che devo spendere. Oh mio Dio, ti piacciono? Detto questo episodio di Dragon Ball è bellissimo, Sense. Oh, sciabolette, guarda, è incredibile, sembra infinito questo combattimento, tutto è uguale. È vero, non è sempre così. Guarda, non si stancano mai di combattere. Sense, spacca la televisione, altrimenti non si fermano. No, sciabolette, no, aspetta la... Ah, sciabolette, avete sentito? Questo è il silenzio di chi dovrebbe prendere i pugni. Ah, sciabolette, Sense mi ha rotto il televisore. Arriviamo a 20.000 like se volete che appunto riceve il mio televisore e possa riguardarmi di nuovo Adventure Time e Dragon Ball. Le lasciate il like, sicuro? Ottimo, perfetto, perché così almeno riceverò questo dannatissimo televisore. Hai detto tu, io non ho fatto nulla. Cioè, Sense, cosa cavolo hai fatto la mia televisione, Sense? Ma sei impazzito? Un'altra. Hai detto te, l'ha detto, spacca la televisione, non finisce più. E io ho preso pa. Oh, sciabolette, mamma mia, come cavolo si chiama questo giorno qua? È Ferragosto e sciabolette, sto morendo di caldo. Oh mio Dio, che cosa possiamo fare, Sense? Non lo so, aspetta, non ho un attimo. È Ferragosto? Eh sì che è Ferragosto, Sense. È la festività di tutti i ferri. E che cosa si... da stiro. Che cosa cavolo stai dicendo, Sense? Ma non è vero. È verissimo, infatti oggi si deve fare un regalo a tutte le persone che ti stirano le camicie, cioè con ferro da stiro, infatti si chiama Ferragosto. Oddio! Chi ti stira le camicie? Dolcetta! Dobbiamo fargli subito un regalo! Oh, sciabolette, è vero, gli devo fare un regalo a Dolcetta, però non ho comprato niente per lei! Oh mio Dio, cosa cavolo posso farle? No! Un lanciamissili nucleari, tipo. Ma cosa cavolo stai dicendo? No, devo farle un regalo degno di nota, Sense, un regalo da parte di Sbreezer. Un regalo con il mio portafoglio pieno di soldi. E credo che l'unica cosa che bisogna fare è proprio quella di chiedere consiglio a Locky. Sì. Ma perché proprio lui? Sì, perché lui ogni volta chiede soldi. Probabilmente sarà ricco sfondato e sicuramente avrà qualcosa da ridire riguardo a dei regali, no? Cioè, nel senso, magari potrebbe darci dei consigli giusti. Perché, non lo so, secondo me quello è un finto ricco. Guarda, andiamo a vedere. Ma vedi che casa che... Ma guarda che casa che ha. Si è fatta fare un mini mare con della spiaggia artificiale. Secondo te lui non ha soldi? Mi raccomando, salta questa parte, salta. Aspetta, c'è un verme, devo mangiare il verme. No, ci avete, ma sta... Che cosa sta facendo? Sense? Avvocato! Avvocato! No, Sense! Sense, vieni qui! No, sciabolette, hai preso... È tipo Nemo, ho trovato Nemo! Sì, hai trovato un pesce rosso, ascoltami. Ciao, cosa ci fa? Ciao, bambino. Perché non è arrivato il messaggio? Perché siamo abbonati, abbiamo un abbonamento all'entrata a casa sua a 5 euro al mese. Comunque stavo pescando questo. Ah, scusa, tu peschi Ferragosto. È il ferro da stiro. Il ferro, il ferro di Tieni, uno anche te. Ah, grazie. Grazie. Non saprei se... Vabbè, comunque, ascoltami. Locky, essendo che tu probabilmente sarai ricco sfondato per ogni volta chiedere 5 euro, avrei tanti di quelle banconote da 5 euro che se non lo so... Sì, ho anche un po' di banconote da 20.000 euro, dato che lo scorso episodio mi sono disconnesso. Esattamente. Con i 20.000 euro. Esatto, basta. Ascoltami, mi serve una cosa. Oggi è Ferragosto e come ben saprai si fanno dei regali a chi stirano le camicie, no? Sì, no, alle ragazze. Sì, vabbè, alle ragazze, insomma, quindi bisogna fare un regalo alla mia Dolcetta. Però non saprei che cosa farle. Cosa potresti consigliarmi? Tu hai qualcosa da dire, non lo so, non lo so, hai qualcosa da consigliarmi? Ti prego, mi serve aiuto, perché non lo so, Dolcetta sarà allora, a casa fra poco. Come bagnino, se poi la inviti qua a 5 euro, ti consiglierei delle infradito. No, però qua, mi sa che vorresti un qualcosa di più, dato che sei di permanente, capito? Che non li usa solamente quando entra qua, ma permanentemente, proprio per sempre, così. Va bene, allora, io avrei questi. Tipo, questi qui sono 5 euro, guardali. È un facsimile, quello. Ma che okay. Cosa? Ma... Poi ma sono dei, anche, ma sono dei, delle avrei scarpe anche semplici. Questi. Aspetta, questi, ma. Ah, no, costano aspetta. Sempre di più, No, ma costa di meno di quello dove ti voglio portare. Quando vedrai quelle scarpe lì, lei si innamorerà. Davvero. Quale? Quello sì, dove mi vorresti portare? Però si innamora ancora di più, permanente, per sempre. No, ma dove? Allora. Ma aspetta, mi vorresti portare in un negozio nuovo? Da Cucci. Ok, aspetta un attimo. Ma io da Cucci ci sono già stato, ma non vende scarpe. Sì, le hanno aggiunte proprio per la festa delle donne di Ferragosto. Oh mio Dio, Sense, dobbiamo subito correre da Cucci. Ma aspetta, stai in città. Non ci arriveremo mai in tempo con la macchina. Ma con i 20.000 euro che mi hai dato, guarda che cosa ho comprato. Che cosa? Guarda. Che cosa hai comprato? Vieni. Oh, sì! No!
no, cavolo, me lo sono scordato. Senza, salta, salta la cesta, salta la cesta, salta, salta la cesta, salta, sì, sì, lascia bolette, ogni volta vinci sempre tu, tieni. Ah no, ti ho dato 20. Aspetta, quanto ti ho dato? No, questi sono 20 euro. No, 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 ma no, lui no. È camminato lì sopra tante volte. Poi, poi mi faccio scambiare i soldi appena ce li ho, te li do. Che cavolo hai comprato? Allora, questo è un aeroplanino del bagnocchino. Wow. Il problema è che c'ha solo un posto. Quindi, io adesso ti darò una canna da pesca a te. Ah no, a te non ti serve. A te, dagliela sense. No, no, a me serve la canna da pesca. Io non ne ho. Ok, come allora, cosa funziona? Ma c'è solamente un posto qua. Non possiamo salirci né ora né mai. Esatto. Sense rimane appeso a me. Io rimango appeso a te. E tu rimani appeso all'aeroplano. Che l'aeroplano si appende all'aria. E l'aria si appende al cielo. E il cielo si appende. Beh, capito il discorso. Okay, ma non è sì, pericolosa questa cosa? Credo di sì. Però proviamoci comunque. Non vedo l'ora, ragazzi. Ok, oddio, ci siamo. Sei pronto? Sei... Vai dietro, se no ti mangiano le ali. Sì, attaccatevi bene, attaccatevi bene, ci siete? Okay, eh? Vai. Vai. Stiamo partendo, ragazzi. Si parte. Sciabolette. Wow, funziona. Siete sotto di me, sciabolette, funziona, ragazzi. Tenetevi. Un cuocerino in gola, che sta arrivando tutta la roba. Senti bene lì sotto? Che schifo, mi hai vomitato in testa. Tenetevi, ragazzi, tenetevi. Ho un po' di mal di... Wow, un po' di mal di testa, guardate, troppo aria fredda. Guardate, guardate, lì c'è la mia casa, la mia vecchia casa estiva. Sono di vertigini, me l'ho dimenticato. Lì c'è la mia vecchia casa estiva, lì è dove ho fatto il matrimonio invece, che è figata. Wow, e qua c'è tutta l'intera città che adesso sta iniziando. E adesso arriviamo. Guardate, là c'è invece la cisterna piena d'acqua, quella dei miei vecchi bisogni. Guardate, guardate, tanto noi siamo qui sotto attaccati con un filo che si può spezzare un momento all'altro. Tu sei lì tranquillo, sono tranquillo, aereo, tranquillo, 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 devo fare un atterraggio. Tranquillo, occhio. Devo fare sciabolette. Devo atterrare. Ok, ci siamo, ci siamo. Ah, sciabolette. Aspetta, aspetta, aspetta. Se magari riuscissi ad atterrare in strada. Ok, ci siamo. Sono atterrato. Perfetti. Sono atterrato dentro una casa. Mi vedi, Spree? Aspetta. Ok. Dove siete? Oh, sciabolette, aspetta. Qua, sono saliti dal tetto. Cadetta, perché tu vedi c'è il signor Vini che vi ammazza. Ok, perfetto. Ho spendato anch'io una finestra lì sopra. Ha funzionato. È stato qualcosa di incredibile questo volo, sciabolette. Dovremmo farlo più spesso. Aspetta. È vero. Non mi sento. Sai che stai bene? Ok. Stai, no, stai tutto a posto? C'è una ricaduta. Aspetta, aspetta. Ancora uno. Sciabolette. Senti. Che schifo. Oh mio Dio, ma che cavolo. Ma cos'hai mangiato ieri sera? Non lo so, nettare nucleare. Che cos'è? Aspetta. Questo lo porto a mio figlio. Magari gli piace. Pulisco io. Aspetta, sì, ma ti esce tre occhi se ti bagni con quella roba, senso. Vabbè, ok. Possiamo andare? Ho pulito. Ok, perfetto. Okay. Allora, adesso... Ok, eccolo qua, Cucci. Ma veramente hai iniziato a vendere... Oh, sciabolette, sì, hai iniziato a vendere scarpe. Ok, ci siamo, ragazzi. Ci siamo tutti? Pronti? Ok. Pronti? 3, 2, 1. Ah, ve lo dico subito. Non costringetemi a prendere... Non costringetevi a prendere cose troppo costose, ok? Mm-hmm. No, tranquillo. Buongiorno, signor Rich, Mr. Rich. Buongiorno. Buongiorno. Ok, grazie. Ma... Oh, da quant'è che non ci vediamo, signor Mr. Rich? È da tanto, non è vero? Da tanto. Ok, ascolti, non mi ricordo. Essendo che è Ferragosto, come lei può ben capire, devo comprare un regalo alla mia ragazza. Perché appunto a Ferragosto si danno i regali a quelli che stirano le camicie con i ferri da stiro. Praticamente mi servirebbero delle scarpe. Quindi potremmo partire da degli stivali. Ok, non ho ben capito cosa sta facendo nel mio negozio. L'avviso che sono fermato. Comunque, lo stavo illustrando le nostre paia di scarpe che vanno dai 300 euro in su, perché le prime le sconsiglio altamente, perché sono quelle di fine serie e non abbiamo tutti i numeri. Comunque, questi qua sono tutti black, per la serie black, visto che ormai va molto di moda il color black. Quindi, se desidera, qua ci sono di questo genere. Se invece vuole spendere un pochino di più o comunque restare sulla scala dei 700 euro, ci sono dei fantastici stivali, altre scarpe black, dei fantastici piedini in diamante, questo qua è veramente fantastico, oppure queste con una cotenina d'oro. Ah, ho capito. Ragazzi, che cavolo. Ehi. Lucky. Sì. Allora, ti faccio vedere quelle, secondo me, Dolcetta, piacciono queste. Sono interattive, si accendono anche, fanno le lucine. Ma è una lampada, non credo che siano degli stivali, non è vero, Mr. Rich? Mi dispiace, quelli non sono in vendita, ma sei stupido. Ah, allora,
Senza, ma cosa fai? Non puoi prenderli così a caso. Devi osservando, 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 osservando. Taser, non ho paura di usarlo. Faccio prendere senza un taser. Ha un taser, senza un taser. Non farglielo usare. Non conviene appoggiare. Sense, posare. Ma le poso. Non lo deve lanciare, altrimenti me le deve pagare. Comunque okay. Manca ancora un paio di scarpe, se non ha senso. Senza! L'ho mangiato. Cosa sta facendo lei fuori dal mio negozio? Non lo so. Signor Sansa, la invito ad uscire dal mio negozio immediatamente. Sì, ma prima fatti ridere la cassa. Esatto, sì. Ha tutto, non farlo uscire. Sense! Dove cavolo vai? Lascia perdere, questo negozio è rotto. Senz, non puoi andare da questa parte. Senz, mi servono delle scarpe. Senz, cioè, faccio una cosa. Tutte quelle che hai, tutte quelle che hai. Dammi tutte quelle che hai. Mi servono tante scarpe. No, sciopolette. Rocky, vado a chiamare. Rocky, vado a fermare, voglio dire. C'è stata una rapina all'interno. Vado a fermare. No. Eccole qua. Rettifico, niente, nulla. Polizia, niente. Eccole qua le scarpe. Tutto tranquillo. Ok. Eccole qua, tutte qua. Le scarpe sono, non si preoccupi. Era solamente un errore. Ok, va bene. Per questa volta vi perdono. A patto che compriate le scarpe più costose del negozio. Cosa? Oddio. Sarebbero queste fantastiche scarpe in diamante che sono qua su questo mobiletto di diamante da ormai 20 anni. Ah, sciopero. Ma scusi, non le avreste da poco? Di ultima generazione, naturalmente. Ma è perché costano tanto o perché sono talmente brutte che non le vuole nessuno? Sono qui da 20 anni. No, sono così fantastiche che nessuno riesce a comprarle perché pesano troppo e si illustrano gli occhi, naturalmente. Ah, allora... Lucetta penso piaccia. Oh, sì, però sciopolette costano 10.000 euro. No, mi spiace, ma non li spendo 10.000 euro per un paio di scarpe. Hai dati 20.000 per sapere il segreto dell'armadio. Eh sì, che poi il segreto dell'armadio era l'armadio, sciobolette. Ma non quello è stato un errore. Ma qua posso scegliere. Non puoi scegliere. Dolcetta, se viene a sapere che tu hai comprato le scarpe da Cucci e sa che il negozio adesso vende scarpe, verrà qui per vedere quali scarpe hai comprato, se ce n'erano di più belle. E se poi vede quelle da 10.000 euro, tu le comprate quelle da 1.000, lei si arrabbia, capito? Oh, sciobolette, anche tu hai ragione. La collega sta ancora combinando danni nel mio locale. Oh mio Dio, di sbrigarsi, devo ripagare i danni del soffitto. Ma che cosa è successo, Sense? Ma si è messo a fare il ladro adesso. Sciabolette, guarda l'occhio, queste scarpe costano 10.000 euro e hanno i diamanti e tutti attorno con il loro in mezzo. Ma ti rendi conto? Praticamente sono delle scarpe top di gamma. Dolcetta, però il fatto è che e se Dolcetta viene qua e dice che hai speso troppo e magari quei 10.000 euro li vuole usare in qualcos'altro, tipo ad esempio in una casa al mare. Ideona! Potrei... Ascolti, mister Rich, io compro le scarpe da 10.000 euro, va bene? Però lei mi deve promettere che quando arriva Dolcetta in questa zona qua, non le dice quanto sono costate quelle scarpe, va bene? Le dice 1.000 euro, va bene? No, 1.000 è troppo poco, devi fare che è quello che costa di più tra tutti. Cos'è che c'è? 1.600? Vediamo, il aspetta. Il massimo è 1.000, dilli 2.000. Ok, 2.000, va bene? Va bene, mister Rich? Sì, va bene. L'importante è che dice al suo amico di smetterla di finiscila! Fare il ladro. Ok, era finita, non si preoccupi. Allora, va bene. Allora, va bene, perfetto. Ok, allora per questo tipo di scarpe. Oh, sciabolette, 10.000 euro credo che sono quelle che devo spendere. Oh mio Dio. Tanto ecco, gliele consegno a lei, grazie mille. Se vuole lo scontrino venga alla cassa. Okay. Intanto il suo caro amico No Sense Man, qua di fuori c'è un bel po' di pattuglia della polizia che lo stanno aspettando. Ma che diavolo? Per quale motivo c'è tutta questa polizia? Ragazzi, questo è che vi parla da dopo il video. E praticamente la polizia ci ha appena inseguito fino a casa e non sappiamo cosa fare perché è proprio dietro la porta. Cosa dovremmo fare? Vi prego, scrivetemi qua sotto nei commenti e arriviamo a 20.000 like, vi prego. Io qua, lo sciabolette, correte tutti. Sense, dove sei? Sense, vieni qua, arriva la polizia. Ok, ci siamo tutti. Ok, andiamo nell'eroe per l'anno adesso. Ok, vai. 3, premi 2, spazio, premi 1. Spazio. Lo so, lo sto premendo. Non vuole andare in alto, sì, sta andando in alto. Ok, ragazzi, siamo scappati dalla polizia, sciabolette, per poco. Oh mio Dio, ci siete tutti? Adesso stiamo ritornando a casa. Sì, Sense, vi sta sparando. Come gli sto sparando, Sense? No, non puoi, perché sei sparato un poliziotto. Inizierò 3 stelle. Spara anch'io. No, sciopolette, ragazzi, non sparate, okay. Poliziotti, ma siete stupidi. Oh mio Dio. Vai. Saremo ricercati per tutto il resto della nostra vita, lo sapete in questo momento. Sì, ma se ci sono con l'elicottero, che fai? Quale elicottero? Ma come?
Come quale elicottero? L'avete fatto cadere l'elicottero? Sì. Aspetta, devo targhettare. Oh, io sto facendo un atterraggio d'emergenza come al solito. Arrivo, ci siamo. Ecco qua, siamo arrivati, ragazzi. Oh, sciabolette. Oh mio Dio. Ho il volta a stomaco, mio Dio. Ok, siamo arrivati. Ascolta, Loki, questi erano per di tue, non erano mie. Te me li hai dati tempo fa. Tieniti pure questo, perché tanto a me non serve. Il ferro d'agosto. Posso? No, dammelo. Sì, dammelo. Me lo incornicio il ferro d'agosto. Sì, il ferro d'agosto. Posso levarmi la maschera? Posso darmi la maschera? Sì, puoi togliertela. Ormai non ci seguo più. Ciabolette, sei stupido. Ok, allora tieni qua. E questo è quello che ti devo pagare. 5 un ferro. No, è un regalo. I regali non si pagano. Oh, sciabolette, sì, sei più generoso con i regali. Che non mai. Sì, ho fatto il ladro gentiluomo. Okay. Venite. Un gruppo di bambini poveri che passava accanto a Gucci. Ho iniziato a prendere le scarpe e tirargliele addosso. Ma che diavolo. Ok, perfetto, siamo pronti. Ok, ragazzi. Voi state dietro di me. Togliti l'arma di dosso. Ok, ti copriamo le spalle. Ok. Ehi, dolcetta, sei arrivato a casa? Ah, eccoti qua, dolcetta. Oggi non parli. Vabbè, sti cavoli. Ascoltami. Essendo che oggi è Ferragosto, volevo farti appunto un regalo. Essendo che logicamente si fanno i regali a chi si stirano. Per le ragazze che appunto stirano le camicie ai uomini. E quindi. E stanno in cucina, perché guarda caso dove era. Dai, zitto. Non fare femminista, maschilista. E quindi ti ho regalato appunto questo paio di scarpe. Si chiamano Golden Boots. Sì, praticamente mi sono costati tanto, però per te questo è altro. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Ah, sciabolette, cosa sta scrivendo? Ragazzi, sta scrivendo, magari potrebbe dirci qualcosa. Vediamo tipo se che ti ama da impazzire. Esattamente, sciabolette, non ci posso credere. Sì. Grazie mille. PS, a Ferragosto non si fanno i regali. Ah no? Tutto sto tempo per... Ma come no? Sense. Ferragosto. Come no? Ferragosto. Sense, mi hai detto che la festa di tutti i ferri che stanno a... Senti, mi hai detto che si facevano i regali a Ferragosto. Buon Natale! Senti, mi hai detto che si facevano i regali a Ferragosto. Dove cavolo vieni? Ti prendo con la canna da pesca, che adesso sono abituato.